Il Renaissance Golden View è, a mio parere, uno degli alberghi con il rapporto qualità-prezzo migliori a Sharm el Sheikh. In questo video scopriremo le stanze, il territorio dell'albergo, vi farò vedere un po' all'interno così vi farete un'idea se è l'albergo, il resort che fa per voi oppure no. Vi guardate il video fino alla fine perché poi con Francuzzo vi faremo vedere le offerte aggiornate. Adesso vedete la reception, una reception pulitissima, ampia, con luce naturale. Stiamo per entrare al ristorante Il Cost per fare la colazione all inclusive. Mi hanno appena dato il braccialetto, la maschera e il controllo della temperatura. Anche qui una stanza ampia dove i tavoli non sono accalcati, ammassati l'un l'altro, illuminata da queste finestre floor to ceiling a luce naturale dove potete godere di questa bellezza. Guardate qua il Mar Rosso, l'isola di Tiran. Torneremo presto al tavolo per mangiare. Prima voglio farvi vedere un po' cosa c'è da mangiare. Qui l'angolo per waffle, crepe, in più ci sono i vari garnish, crema, cioccolata, nocciole, vari elementi che potete metterci sopra. Poi vari tipi di pane, donuts, croissant, quindi un angolo bakery, panificio. C'è la colazione egiziana se volete, poi colazione internazionale, salsicce, pomodori. Qui c'è l'angolo dell'omelette, qui fanno anche il falafel fresco, omelette fresca. A me piace sempre mangiare l'omelette a colazione. Un altro angolo con il porridge. Qui ci sono delle insalate e poi le cremine come hummus e baba ghanoush tipiche orientali, cereali se avete dei ragazzi con voi o anche se siete adulti e vi piacciono i cereali, frutta fresca, moltissima frutta fresca, la Nutella, non so se l'avete vista là dietro l'angolo, sembra un po' strano mettere la Nutella vicino alla frutta fresca, ma è un'ottima tentazione. Vicino poi ci sono dei zabado, che sono degli yogurt naturali, creme, marmellate. Questa è la halawa, un dolce tipico egiziano che dovete provare se venite qua. Una cosa che ci tengo a dirvi, la colazione che ho visto, quello che abbiamo visto qua, era tutto presentato benissimo, il cibo posizionato sui piatti in maniera ordinata. Mi ha fatto molto piacere perché ci sono alcuni alberghi a Sharm, soprattutto di fascia medio-bassa, dove sembra di stare il caserma, cibo accalcato, presentato male. Qui tutto pulito, essenziale. Ci sediamo in questo posto spettacolare e mangiamo. La colazione era ottima. Non è una colazione di lusso, però una buona colazione di base, c'era tutto quanto. Adesso è il momento di cominciare a esplorare il territorio dell'albergo. Qui sto scendendo dalla hall per arrivare sulla prima piscina. Questa è una delle tante piscine che troverete in albergo. Spero possiate apprezzare un'altra volta la pulizia, la precisione. Insomma, continuo a ripetere questo perché se siete stati a Sharm in alcuni alberghi di medio-bassa fascia avete idea di cosa si possa trovare. Qui invece è tutto immacolato. Accanto ad ogni piscina c'è un bar dove fanno caffè, drink, poi dipende ovviamente dal tipo di... se avete mezza pensione, all inclusive. Comunque, su ogni piscina dell'albergo, anche in spiaggia, ci sono dei bar per avere dei drink. Camminando nell'albergo si ha una sensazione di pulizia, di precisione, tutti i giardini sono ben curati, non si vede una cartaccia per terra. Si ha la sensazione di un albergo solido, un albergo consistente, non certo di extra lusso, ma per standard di Sharm di ottimo livello, soprattutto considerando il prezzo. Adesso ci stiamo avvicinando alla piscina che possiamo definire quella principale. È a metà livello, quindi tra la piscina della reception e la spiaggia. Qui c'è l'animazione, sono dei ragazzi che parlano moltissime lingue, c'è questo bar dove si può bere direttamente in acqua, ordinare il proprio drink. Diciamo, se volete un po' d'animazione, questa possiamo considerarla la piscina principale. Consiglio questo albergo a famiglie, coppie. Non lo trovo tanto un albergo per single. Se siete alla ricerca dell'avventura, ci sono altri posti, altri alberghi più adatti. Questo è ideale per chi vuole rilassarsi in un ambiente curito. Curato e pulito, va bene, continuiamo. Su questa risata gioiosa andiamo a scoprire la suite. La nostra suite è immediatamente vicina a questa piscina centrale che abbiamo visto. Se siete clienti Bonvoy potete aprire la porta direttamente col vostro telefono.
Una cosa importante, questo albergo presto diventerà Marriott, fa parte del gruppo Bonvoy, da Renaissance it will become Marriott. Qui c'è l'aria conditioned, tutta digitale, sia temperature fredde che calde. Nella suite avete una cucina con lavastoviglie, frigorifero, una vista incredibile, mozzafiato sul Mar Rosso, una piccola living room, un salone, quindi con divano, flat TV, un ambiente ancora essenziale, moderno, pulito, bello, extra lusso? No. Lusso? Dipende dal punto di vista. Per charme, per standard di charme, questo è un ottimo albergo. Ferro da stiro, safe, asciugamani. Quando stavo a fare il video in inglese non mi veniva in mente la parola in inglese, adesso mi veniva in italiano. In inglese è bathrobe. Questa è la stanza da letto della suite, sempre con questi color scheme, un altro balcone, quindi nella suite avete due balconi. Poi tutte le stanze sono state recently refurbished, riarredate recentemente. Il bagno, questo nella suite avete sia insomma la vasca che la doccia, ci sono questi shampoo e air condition con delle decorazioni vintage che mi piacciono molto. A me piace sempre provare la doccia perché una buona pressione e un'ottima temperatura fanno una buona doccia. Uno, dopo un viaggio, dopo che è stato tutto il giorno al mare, si vuole fare una bella doccia. Questa funzionava alla perfezione, guardate che vapore. Poi, parlando di doccia e di vapore, dopo andremo, qui sono io che canto, andremo a vedere la spa. Finalmente scendiamo in spiaggia. Intanto c'è un campo da pallavolo. State qui una settimana a mangiare dalla mattina alla sera, a bere con l'all inclusive, fate un po' di attività fisica, poi vi faccio vedere anche la palestra. Mi raccomando, non fate come me che ho preso 10 kg in un anno. Allora, la spiaggia, prima di tutto c'è una piccola spiaggia per bambini, quasi sabbiosa, acque basse, ma certo non ha la sabbia che potrete trovare in certe zone di Hurghada o magari Nuweiba. Comunque è una piccola piscina naturale, come disse il buon Tarek El Badri, ci sono acque basse, quindi se anche voi non amate nuotare. C'è una cosa importante che devo dirvi, qua siamo nella zona del Fanar, ci sono molti locali famosi frequentati da italiani in questa zona, una grandissima discoteca. Il mare e la barriera corallina è incredibile, dopo scenderemo in acqua, ma le correnti sono molto forti, quindi è una cosa da tenere in considerazione. Una cosa che mi è piaciuta molto della spiaggia è che c'è un grande spazio che separa le sdraio e gli ombrelloni. Non è un albergo in cui ci si ammassa, accalcati, allunghi un braccio, pensi di aver allungato su tua moglie, l'allunghi su quella che ti sta sdraiata vicino, poi magari insomma dipende se sei contento o no. Comunque avete capito di cosa parlo, c'è una privacy, uno può chiacchierare tranquillamente, no, perché alcuni alberghi sono tutti ammassati. Una bella spiaggia. Poi sul mare che cosa c'è bisogno di dire? C'è bisogno di dire ancora qualcosa sul Mar Rosso? Andiamo sul pontile. Sul pontile oggi c'è bassa marea, quindi l'odore salmastro delle alghe è molto forte. Non rimango senza parole, sempre, addirittura quando lo vedo in video il mare. Il Mar Rosso è, non è un mistero che attragga persone da tutto il mondo. Da 4 ore dall'Europa, un mare del genere, guardate che colori, il turchese, l'acqua, lo zenzero, esiste un colore zenzero, non lo so, comunque addirittura da fuori si riescono a vedere i coralli, i pesci che mangiucchiano. Noi adesso faremo un tuffo, guardate che bello, guardate, già Cousteau mi fa, e con questo tuffo grazioso, un tuffo di grazia. Queste sono immagini girate con una GoPro, quindi niente di che, vedete la corrente è forte, però insomma è una meraviglia quello che si vede sotto il Mar Rosso. Volevo farvi vedere il coral reef che c'è fuori da Renaissance, perché in alcune zone vedi Nama Bay non è in queste condizioni, lo era 20 anni fa, adesso purtroppo no. Quindi se per voi fare snorkeling, diving è una priorità, sappiate che qui avete una barriera corallina in ottime condizioni, ottime slash buone. La cosa certo da tenere a mente è che la corrente in questa zona di charme è piuttosto forte, quindi prima di scendere in acqua vedete un po' che aria tira, letteralmente, e regolatevi di conseguenza. Adesso siamo nell'angolo romantico, cioè siamo
proprio al confine est dell'albergo, dove c'è pochissima densità di popolazione, se posso usare questo termine. Dietro di me vedete il monumento del Fanar. Fanar in arabo vuol dire faro. Ripeto questo nome perché è una zona molto famosa. Se per esempio avete degli amici che vivono a Sharm, sicuramente andranno al Fanar a farsi un bagno, perché dall'altro lato ci sono molti locali. Adesso stiamo tornando verso la reception per scoprire la spa. Siamo tutti un po' stressati, abbiamo bisogno della spa. Questa spa si chiama Oasis, l'Oasi. E veramente entrando in questa spa, mi dite un termine per non ripetere il termine spa, comunque, si ha veramente la sensazione di entrare in un'oasi, perché c'è un background musicale con cascate, uccellini, degli oli essenziali che bruciano, quindi c'è un odore di limone, di aloe vera, di lavanda, una temperatura ideale. No, ma bella veramente, cioè mi sono proprio... Allora, qui un tocco di classe. Intanto il changing room è comunque molto grande, con dei locker room. Vedete come tutto quanto nell'albergo, insomma, non è che è un locker room che non ha mai con i diamanti incastonati, però pelito, preciso, in ottime condizioni. Apri e c'è l'asciugamano dentro con il foglietto anti-covid intorno. Questa è la spa. C'è una sauna grande, spaziosa rispetto ad altre. Ha una jacuzzi. Mo va, faccio vedere la jacuzzi. Prima voglio far vedere la sauna. Che cosa sto dicendo qua in inglese? Sto dicendo che sì, ci sono i carboni, c'è l'acqua, c'è la clessidra per tenere il tempo, ma soprattutto è larga. In alberghi migliori di questi, purtroppo la sauna non è così grande. Una piscina gelata al centro. Ho visto spa più lussuose, ho visto spa più luccicanti, ma certo che sì. Ma è in ottime condizioni. Tema ricorrente dell'albergo: semplicità. Per questo ho iniziato parlando di rapporto qualità-prezzo. Vi assicuro che per lo stesso prezzo ho avuto clienti, ho avuto amici, ho avuto clienti recentemente. Anzi, dico pure, no, l'albergo non lo dico, né dico il cliente, ma so, se mi senti, sai che sto parlando di te. Sono andati in alberghi orribili a 100 euro a notte, non dal lato del mare, dal lato interno, con una reception di una tristezza, con dei color crema. Venite a Renaissance. Siete una coppia, siete una famiglia, volete tranquillità, un bel mare, servizio preciso, venite a Renaissance. Qui ci stanno facendo adesso vedere la stanza per i massaggi. Un altro tocco di classe che ho notato, cioè che mi ha fatto vedere, c'è anche il nail salon se vi dovete fare le unghie, è che hanno una stanza per massaggi thailandesi. Vedete, ci sono le travi dove la massaggiatrice thailandese può appoggiarsi mentre cammina con i suoi talloni thailandesi sulle vostre schiene italiane stanche per rasserenarvi. C'è anche una stanza per massaggio di coppia, quindi potete fare massaggio in due. Anche qui la hammam per due con marmi riscaldati. Quindi immaginatevi un po' la situation. Giornatina al mare, prosecchino al tramonto. Il prosecco qua non c'è, ti fa una birretta e poi ti va a fare la mamma in coppia, massaggio, a mamma. Arriva in camera, la sfondi la camera. La palestra, anche qui attrezzature Techno Gym. Se vai in palestra sai che sono il top of the line. È una palestra dove c'è tutto quello di cui hai bisogno per allenarti in vacanza. Certo, non ha la finestrata, la vetrata sul mare che ha magari il Grand Rotana. Vuoi prenotare il Grand Rotana? Contattami anche lì, non c'è problema, ti costa qualcosina di più. Ma comunque è un'ottima palestra, sempre pulita, ordinata, luccicante, lucida, pura. Trovatevi voi i sinonimi per allenarsi, c'è tutto quello che ti serve. È arrivato il momento di parlare un po' dei prezzi, di controllare anche la mia pagina www.poggioregitto.com se volete sapere delle escursioni rispetto ai prezzi degli alberghi. Sono identici, sia che prenotate se con me o con Francuzzo, ma se lo prenotate con me avete lo stesso prezzo, in più la mia assistenza per tutto ciò di cui avete bisogno. La parola a Francuzzo.
Ah, eccomi, per agosto abbiamo super mega prezzo per agosto. Io, Omar, abbiamo un prezzo speciale per agosto. Ragazzi, 3,50 a persona, compreso transfer, compreso camera vista mare, compreso tutto, 3,50 a persona. Quindi 100 euro a camera a notte per ricordate una coppia. Che il villaggio è un villaggio veramente bello, della catena Marriott, si chiama Renaissance Golden View Marriott, un villaggio veramente bello. Molti clienti dall'Italia sono venuti qua alla nostra struttura del Marriott Renaissance, tanti italiani conoscono già la struttura, sanno come è il nostro lavoro, io e Omar sanno come lavoriamo. Comunque, fammi vedere il premio che ti hanno dato. Questo è il premium che ho vinto 2018, la più forte agenzia, il top del 2018. E anche adesso stanno arrivando tanti italiani che prenotano. Ma sicuramente facciamo questo numero ancora 2021, anche 2022, sicuramente la facciamo ancora. Io Omar. Grazie Francuzzo. Il Renaissance è un albergo di qualità, ragazzi, su quello non dovete avere dubbi. Per questo lo trovo ideale per famiglie, per coppie, per chi cerca in generale la tranquillità, un bel mare, una struttura solida, delle ottime camere, un servizio professionale. Se invece siete dei single, lo ripeto, che magari volete avere un po' di avventura, capite che cosa dico? Magari cercate un albergo di fascia un po' più bassa, dove il servizio non è così buono, ma magari ci sono è più animato. Ma ad ogni modo, questo è uno degli alberghi più belli di Sharm, sono davvero contento di averlo condiviso con voi. Scrivete nei commenti per favore se ci siete stati, così che voi possiate condividere la vostra esperienza con altri viaggiatori ed aiutarli. Fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un like. Vi aspettiamo tutti a Sharm, arrivano italiani ogni settimana. Ci sono delle volte mi scrivono, dice: ma si può venire a Sharm? Dico, si può, che cosa intendi? Legalmente non lo so, per carità di Dio, controlla un avvocato, tanto ogni giorno fanno un DPCM, quindi manco avvocati lo sanno. Io vi dico che di fatto la gente viene qui in vacanza anche dall'Italia. Documento quello che vedo davanti a me. Poi, fate un po' voi. Vi voglio bene, vi auguro una giornata fenomenale, al prossimo video. A Sharm El Sheikh, guarda che mare, questa in realtà non stai a sognare, mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello in beduino.